Dobbiamo parlare adesso della liquidazione giudiziale, del concordato nella liquidazione giudiziale che riguarda le società. C'è da dire che uno potrebbe pensare che per questi argomenti, soprattutto che per quanto riguarda la liquidazione giudiziale nei confronti delle società, ci sia una disciplina speciale. Quindi abbiamo una liquidazione giudiziale che riguarda l'imprenditore individuale e una liquidazione giudiziale che riguarda le società. In realtà non è così. Le regole sono quelle che abbiamo visto per la liquidazione giudiziale che riguarda l'imprenditore individuale, ma con delle norme speciali che riguardano la società. Quindi la disciplina è quella, ma con delle particolarità. Questo è tutto. Non c'è una disciplina particolare, dettata solo per le società. Poiché l'argomento precedente che abbiamo visto riguarda il concordato nella liquidazione giudiziale, attacchiamo subito a parlare di alcune regolette particolari.